Mentre la Gopi, Yashoda, madre adottiva di Krishna, tentava di legare le mani di suo figlio, notò che la corda era sempre troppo corta e quando alla fine rinunciò all'impresa, Sri Krishna aprì lentamente la bocca e in quella bocca sua madre poté contemplare tutti gli universi riuniti. Questa visione la turbò, sebbene ella fosse già convinta dei poteri soprannaturali di suo figlio. Ripeto la traduzione, mentre la Gopi, Yashoda, madre adottiva di Krishna, tentava di legare le mani di suo figlio, notò che la corda era sempre troppo corta e quando alla fine rinunciò all'impresa, Sri Krishna aprì lentamente la bocca e in quella bocca sua madre poté contemplare tutti gli universi riuniti. Questa visione la turbò, sebbene ella fosse già convinta dei poteri soprannaturali di suo figlio. Spiegazione. Un giorno il piccolo Krishna stava disturbando tanto madre Yashoda con le sue birichinate, che ella decise di legarlo per dargli una punizione. Ma la corda era troppo corta. E sebbene Yashoda tentasse di aggiungere altre corde per allungarla, mancava sempre qualche centimetro. Vedendo che sua madre cominciava a sentirsi stanca, il Signore aprì la bocca e Yashoda poté vedere dentro quella bocca tutti gli universi riuniti. Yashoda era stupefatta, ma il profondo affetto che nutriva per Krishna la portò a pensare che Narayana, il Signore Onnipotente, vegliasse benevolmente sul suo figlio e lo proteggesse da tutti i pericoli in mezzo ai quali egli continuamente si trovava. A causa del suo amore per Krishna, Yashoda non avrebbe mai potuto concepire che suo figlio fosse Narayana in persona, il Signore Supremo. Questa è la Yoga Maya, la potenza interna del Signore Supremo. Essa serve a rendere ancora più perfetti tutti i divertimenti che Krishna scambia con i suoi devoti. Chi potrebbe compiere tali meraviglie se non Dio stesso? Ripeto la traduzione, mentre la Gopi Yashoda, madre adottiva di Krishna, tentava di legare le mani di suo figlio, notò che la corda era sempre troppo corta. E quando alla fine rinunciò all'impresa, Sri Krishna aprì lentamente la bocca e in quella bocca sua madre poté contemplare tutti gli universi riuniti. Questa visione la turbò, sebbene ella fosse già convinta dei poteri soprannaturali di suo figlio. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaram
Raghunatham Vitam Tansajivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantaradha Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaiva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Brahma continua la sua spiegazione sulla descrizione degli avatar e è interessante notare che mentre per altre descrizioni ha usato un solo verso, invece per Ramachandra tre versi, per quanto riguarda Krishna ci sono nove versi. E questo è importante perché Etecham Sakala Puncha Krishna Stupa Gavansvayam. Perché in ultima analisi lo Srimad Bhagavatam porta a comprendere la verità assoluta dal suo aspetto impersonale, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdiyate, dal suo aspetto impersonale al suo aspetto personale. Ma nell'aspetto personale porta anche a comprendere che Krishna è la fonte di tutti gli avatar, è l'origine di tutti gli avatar. Quindi, perché il movimento per la coscienza di Krishna ha istituito Srila Prabhupada? Perché questo è il messaggio che noi stiamo diffondendo, perché viene dalla successione dei maestri spirituali. Non ce lo siamo inventati noi, non se l'è inventato Prabhupada, ma discende direttamente da Brahma, che ha ricevuto la conoscenza nel cuore direttamente da Vishnu. Quindi è importante per noi comprendere Krishna, perché se comprendiamo Krishna, allora possiamo anche comprendere noi stessi. Altrimenti, noi senza la nostra origine, in ultima analisi, che senso avremmo? Saremmo persi senza l'origine, senza la nostra fonte. È come un bambino senza la madre, un bambino senza i genitori, si sente perso. E così la jiva, che è infinitesimale, senza la sua origine, non ha ragione d'esistere. E così è importante comprendere Krishna in tutti i suoi aspetti, il più possibile. Ecco perché noi ci adoperiamo tutti i giorni di conoscere Krishna, no? Noi ci impegniamo tutti i giorni nello studio dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita, perché siamo molto ignoranti. Cioè, una persona dovrebbe pensare, partire da quel presupposto. È come un bambino che va a scuola e comincia A, B, anzi, prima gli fanno fare le aste, si dice, no? Ai bambini, capire come si tiene in mano una penna. E poi metti due aste insieme più un'altra asta insieme e viene fuori una A. Questa è la A, quindi tu cominci a memorizzare i vari segni che hanno quel segno.
significato. Così noi arriviamo alla scuola del maestro spirituale e lui ci dice: lavati così, mangia così, parla così, ascolta così, perché veniamo da una dimensione di totale ignoranza a riguardo della verità assoluta e quindi abbiamo bisogno di conoscenza. Mettiamo insieme i primi pezzi, il primo alfabeto che ci permette di decifrare un po' l'ordine delle cose e di quello che ci circonda, quindi cominciamo a capire che quella è la mamma, quella è la casa, eccetera. E così il devoto arriva e inizia a capire: noi non siamo questo corpo, il maestro spirituale è la figura più importante, perché senza il maestro spirituale eravamo nel buio dell'ignoranza. Krishna è la verità assoluta, i Vaishnava, cioè tutti gli elementi che sommati uno all'altro, piano piano uno incomincia a comprendere la verità delle cose. E poi il maestro spirituale ci presenta a Krishna, ci dice: Krishna è Dio la persona suprema. Bella scoperta. Tu lo sapevi prima? Chi è che lo sapeva? Non lo sapevamo. Sì, ma tradire Krishna è Dio la persona suprema e non sapere niente, non è che c'è una grossa differenza. Perché la tua fede in quelle parole non è molto elevata. Quindi è una conoscenza teorica, ma è come dire: non siamo questo corpo, va bene, non siamo questo corpo, ma da lì a realizzare di non essere il corpo ce ne vuole. La realizzazione viene con la pratica e con il distacco, altrimenti sì, teoricamente capisci che non sei questo corpo, poi basta un colpo di vento, basta un temporale, basta un problema mentale, un litigio col vicino e tu usi il corpo per prenderlo a schiaffi e ci litighi e quindi sei completamente identificato col corpo. E dire non siamo questo corpo, sì, è già qualcosa, ma lascia il tempo che trova. Invece noi dobbiamo mirare a raggiungere la piena realizzazione della verità assoluta. Ma per arrivare a questa piena realizzazione si passa anche dall'ascolto dei passatempi di Krishna, perché i passatempi di Krishna sono Krishna stesso. Quindi se noi ascoltiamo parlare di Krishna, cominciamo ad assimilare tutta una serie di elementi, di informazioni che fanno crescere la nostra fede in Krishna. Quindi la prima volta sentiamo che Krishna è Dio la persona suprema e va bene, e ci dà un input, ci lascia un'impressione. Dopo anni, dopo mesi, dopo anni, dopo una pratica assidua e dopo aver raggiunto uno stadio di abbandono a Krishna diverso, allora quando ci dicono che Krishna è Dio, la persona suprema, la nostra fede è completamente diversa rispetto a prima. Ecco, noi dobbiamo avere delle mete da raggiungere, no? Oggi ognuno di noi ha una meta, abbiamo avuto la meta di cantare un numero prescritto di giri, no? Perché Prabhupada ha detto 16 giri. Non è che ha detto vi svegliate e cantate un po' di giri. Se la regola fosse stata questa, ognuno si inventava il suo numero. No, ha detto un minimo 16 giri di japa. Quindi tu ti alzi e hai quella meta. Alle volte hai più forza, alle volte meno, alle volte più entusiasmo, alle volte meno. Però, siccome hai la meta da raggiungere, ti sforzi. E così per tutto il resto durante la giornata, ma nella nostra vita che meta ci proponiamo di raggiungere? Che mete ci proponiamo di raggiungere? E così la Bhagavad Gita ci aiuta a comprendere le mete da raggiungere, perché lo Srimad Bhagavatam è già
entra nel vivo della cosa, quindi ci fa già entrare nei passatempi di Krishna, ci fa già conoscere Krishna, come il verso di oggi. Invece la Bhagavad Gita ci dice perché conoscere Krishna, perché comprendere che non siamo questo corpo, eccetera. Allora, nella meta che ci siamo, che in realtà abbiamo preso a prestito dal maestro spirituale, perché il maestro spirituale ci presta gli occhi per vedere quale potrebbe essere, quale potrà essere la nostra meta. Noi non lo sappiamo. Quando veniamo in coscienza di Krishna, più o meno siamo a livello animalesco, quindi la gratificazione dei sensi è la cosa più importante, e avere una vita agiata, eccetera, ma anche i cani cercano di fare una vita più agiata rispetto a quella di altri cani o altri animali rispetto ad altri. Ognuno cerca sempre la ciotola più grande. Se a un cane gli metti due ciotole, una mezza vuota e una piena, lui va su quella piena. No? Sceglie una vita agiata istintivamente. Quindi noi veniamo al mondo, la società ci dice: sei questo corpo, gratifica di sensi, quindi viviamo per quello, questa è la nostra meta. Il maestro spirituale ci aiuta a capire che non solo non siamo questo corpo, ma noi abbiamo un'origine, Krishna è questa origine, e quindi ci presta la sua visione per farci capire la differenza che c'è tra vivere in un modo animalesco e invece vivere come parti e particelle del Signore Supremo. E una volta che abbiamo che deciso di considerare questa la meta della nostra vita, anche se non l'abbiamo realizzata ancora pienamente, e sforziamo di raggiungere questa meta, piano piano ci arriva anche il gusto, perché aumenta la nostra fede, aumenta la nostra pratica, quindi Bhajana Kriya, che porta ad Anartha Nivritti. E l'Anartha Nivritti è la liberazione dagli Anartha, che ci fa passare dallo stadio, che se vogliamo considerarlo animalesco, che di una vita di istinti e di passioni, alla vera forma di vita umana. E allora lì cominciamo ad avere le idee chiare su cosa significa Krishna e chi è Krishna e perché Krishna. E allora, quando sentiamo questi passatempi, possiamo assaporarli di più, no? E vediamo Krishna che anche bambino è sempre il Signore Supremo, quindi si diverte a giocare questi lila, e Yashoda, che per lei Krishna è il suo bambino adorabile, e quindi stava con la zangola, perché quel giorno, spiega il libro di Krishna, non c'era la servitrice, la domestica, perché lei era la moglie di Vasudeva, che era il re di Vraja, quindi avevano servitori, avevano tutta una serie di persone, di aiutanti. Il giorno non c'era, allora si è messa lei a fare il burro con la zangola. Quindi, però è arrivato Krishna che voleva il latte, e quindi quando una mamma vede che il bambino vuole il latte, lascia tutto quello che sta facendo perché sente questo affetto. E immaginiamo Yashoda per Krishna, un affetto espanso all'infinito. Allora prende Krishna tra le sue braccia e comincia ad allattarlo, e mentre lo allatta si accorge che la pentola del latte che aveva messo sul fuoco, quindi con un vaso stava frullando lo yogurt per fare il burro. Perché questo è il metodo che usano in India, fanno il burro attraverso lo yogurt, frullando lo yogurt. E stava frullando con questa zangola e stava allattando, quindi ha appoggiato la zangola, lì si era formato già un po' di burro dentro questo contenitore. E
ha iniziato ad allattare Krishna e si è accorta che la pentola che aveva messo sul fuoco stava traboccando, stava bollendo. E allora cosa ha fatto? Subito ha appoggiato Krishna ed è corsa verso la pentola per salvare il latte, logicamente. Krishna si è arrabbiato, è andato su tutte le furie, ha detto: come? Perché mi tratti così? E per ripicca, mentre lei era lì che cercava di pulire il latte che si era versato e tutto il resto, Krishna è andato al vaso dello yogurt, ha preso il burro che c'era dentro e ha cominciato a mangiarlo. Poi perché si è arrabbiato, ha preso un pezzo di legno, un qualcosa che c'era lì, una pietra, e ha rotto il vaso di yogurt. Era discolo Krishna. È discolo. E allora poi è andato nell'altra stanza, sempre per ripicca nei confronti di Yashoda, è salito su un mortaio e ha cominciato a prendere gli altri vasi e a distribuire il burro e lo yogurt alle scimmie che c'erano. E allora si divertiva a distribuire questo burro, questo yogurt, però era sempre lì che si guardava intorno per paura di madre. Yashoda, che a un certo punto è arrivata, l'ha trovato e si è arrabbiata. Gli ha detto: adesso ti faccio vedere. Allora Krishna ha cominciato a correre e lei ha preso un bastone che c'era lì per rincorrere Krishna, Krishna che correva. E a un certo punto l'ha preso. Ah, adesso ti faccio vedere io. Però poi, siccome ha visto che Krishna aveva paura, che gli roteavano gli occhi dalla paura, allora ha appoggiato il bastone, ha detto: però adesso ti lego, perché così non ne combini più di Marachelle. Ha preso una corda e ha fatto per legare Krishna, e lì è spiegato nel libro di Krishna, c'è questa immagine molto bella. Nel libro di Krishna è spiegato che quando allattava Krishna, ha aperto la bocca Krishna e lì ha visto gli universi. Nel verso di oggi invece è spiegato che dopo, ma probabilmente è successo in entrambe le volte, che Krishna ha aperto la bocca e lei dentro la bocca di Krishna ha visto tutta la manifestazione cosmica, tutti gli universi, tutte le galassie, si è vista dentro, dentro. Quindi noi in realtà siamo dentro Krishna, siamo nella forma della verità assoluta, siamo dentro Krishna, è tutto, quindi è anche tutto quello che stiamo vivendo noi. Quindi Yashoda ha visto questa scena, è rimasta confusa, no? Ha detto: ma cosa mi sta succedendo? Però poi, per influenza di Yoga Maya, lei non poteva capire che Krishna è Dio, la persona suprema. Yoga Maya è questa energia interna di Krishna che fa in modo che ognuno possa gioire di questi lila in modo spirituale e in modo completo. Questa è Yoga Maya. Nel mondo materiale si trasforma in Mahamaya, che è un'illusione che fa convincere le persone di ciò che non è. Questa è la differenza sostanziale. Quindi Yashoda, confusa da questa visione, poi sta cercando di legare Krishna. E lì è spiegato nel libro di Krishna che i grandi yogi che cercano con le grandi meditazioni, le austerità, di raggiungere la verità assoluta, per loro non è possibile. Invece per il Bhakta, Krishna si fa conquistare. Questo è spiegato anche nella canzone che cantiamo, il Damodarashtaka, che si fa conquistare dall'amore dei suoi devoti. Quindi prende una corda, non ci arriva. Allora prende un'altra corda, era una comunità di pastori, quindi lì le corde in casa non mancavano. Prende un'altra corda, la lega all'altra,
lega le mani di Krishna, ma mancano ancora 5 centimetri. Allora ha preso tutte le corde di casa, le legava insieme e non riusciva a legare Krishna. Allora Krishna poi sarà affaticata, sudava, la ghirlanda che le ornava i capelli è caduta, insomma, e cominciava a sudare, insomma. Krishna l'ha vista così affaticata, allora alla fine si è fatta legare, si è fatto legare. Allora, questo è un particolare molto importante per noi che pratichiamo il Bhakti Yoga, perché Krishna in questa canzone dice: Krishna, nessuno può legare Krishna, ma Krishna si fa legare dall'amore dei suoi devoti. Quindi riesce a legare Krishna. E lo lega al mortaio sul quale lui era salito per rubare il burro. Allora, ti leggo qui così non mi lasci in pace che devo sistemare la cucina. Avrà avuto il latte che si era rovesciato. Il latte se non lo pulisci subito, poi si attacca, fuori un disastro. Il vaso rotto con il burro, ha fatto un mezzo disastro. Quindi adesso ti leggo qui e così mi lasci in pace. E Krishna si è fatto legare al mortaio e poi però era nel cortile e ha visto che c'erano questi due alberi, Arjuna, e si è avvicinato a questi alberi e il mortaio si è incastrato fra i due alberi, attirato con la sua forza, che è insomma una forza particolare, quella di Krishna, e questi due alberi si sono sradicati. E da questi due alberi sono usciti due Deva, Nalakuvara e Manigriva. E allora lì il libro di Krishna, che riassume lo Srimad Bhagavatam, quindi questi sono tutti i lila che sono descritti nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami dà una spiegazione di perché è successo tutto questo, perché questi due Deva, Nalakuvara e Manigriva erano i figli di Kuvera. Kuvera è l'essere celeste più ricco che ci sia, cioè al confronto i ricconi di questo mondo sono dei morti di fame, anche perché campano solo 100 anni, invece Kuvera campa milioni di anni perché vive in un'altra dimensione e poi ha un'opulenza incredibile. E i figli che godevano di questa opulenza, purtroppo si sono persi, perché questo è il problema dell'opulenza, che uno rischia di perdersi e di intossicarsi. Quindi hanno cominciato a intossicarsi, a bere queste bevande celestiali e a gioire della compagnia di molte ragazze. Ed erano in questo lago. Stavano facendo il bagno nella Mandakini, che è il Gange dei pianeti celesti, e erano attorniate da queste fanciulle e passa di lì Narada Muni. E siccome erano intossicati, le fanciulle erano meno intossicate, si sono accorte della presenza del sadhu, si sono coperte, si sono fatte da parte. E invece loro erano così intossicate che non se ne sono nemmeno accorte, erano nudi. E quando Narada Muni l'ha vista in quello stato, gli ha detto: Ah, voi vi comportate così, meritate una punizione. Quindi gli ha dato una maledizione e sono nati come alberi, come questi due alberi Arjuna. Però le maledizioni dei Vaishnava sono sempre benefiche, quindi poi ha aggiunto anche una benedizione, che sarete liberati da Krishna. E ecco perché tutto questo passatempo trascendentale. Quindi questi Deva appaiono e cominciano a offrire preghiere a Krishna e Krishna dice: Ok, adesso voi avete scontato il vostro karma, tornate nei pianeti celesti e questa per voi sarà l'ultima vita in questo mondo materiale e poi tornerete nel mondo spirituale. Quindi vediamo come ogni lila è collegato all'altro, c'è tutto un collegamento molto bello, interessante e ci fa riflettere su come comprendere.
È complessa la verità assoluta. E allora noi dobbiamo imparare ad ascoltare, imparare a capire come muoverci nell'ambito del Bhakti Yoga, perché in ultima analisi il Bhakti Yoga porta una persona da un risentimento nei confronti del Signore Supremo, perché questo è il nostro problema fondamentalmente. Noi nutriamo risentimento nei confronti di Krishna, altrimenti non eravamo nel mondo materiale. La jiva viene in questo mondo materiale e nutre questo risentimento. Il Bhakti Yoga trasforma questo risentimento prima in un sentimento e poi in un sentimento d'amore. Allora, quello che noi stiamo facendo qui non è nient'altro che il purificare gradualmente questo risentimento e trasformarlo in un sentimento d'amore. E non è facile, perché lo vediamo anche nelle nostre relazioni ordinarie. Se qualcuno ti fa uno sgarbo, tu nutri risentimento verso quella persona. E la tendenza è quella di viene spontaneo nutrire questo risentimento. Ah, allora adesso tu mi hai fatto uno sgambio e te lo faccio pagare, no? C'è un po' questa tendenza. E il nostro è un risentimento eterno nei confronti del Signore Supremo. Dobbiamo metterci in quest'ordine di idee, se vogliamo, e perché questi sono gli insegnamenti che ci portano gli Acharya, altrimenti all'inizio dello Srimad Bhagavatam non ci sarebbe scritto Paramo Nirmatsaranam Satam, che questo messaggio è per le persone veritiere e libere dall'invidia. Allora, la pratica del Bhakti Yoga è molto semplice, ma è potente perché riesce a trasformare il nostro risentimento in amore per Krishna. E come fa? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Semplicemente ascoltando di Krishna noi possiamo liberare il nostro cuore dal risentimento. Solo ascoltando questo lila di Krishna che è così innamorato di Madre Yashoda, Yashoda è così innamorata di Krishna che nella loro relazione gustano anche questi lila di farsi dispetti come due innamorati, no? Sono così innamorati che anche se sanno che se anche se si fanno i dispetti, quella piccola sofferenza aumenta ancora il gusto della loro relazione. E così e tutto quello che succede in questo mondo materiale proviene dal mondo spirituale, è come si dice sempre una copia distorta del mondo spirituale, quindi delle relazioni che ci sono nel mondo spirituale. Allora noi ascoltando questi lila cominciamo a purifichiamo il nostro cuore da questo risentimento, cominciamo ad apprezzare Krishna nei suoi molteplici aspetti. Quanto ama i suoi devoti, no? Quanto riesce a gustare di questi passatempi attraverso Yoga Maya, attraverso questa energia interna che fa dimenticare, in ultima analisi, la vera posizione. Perché Yoga Maya, a Goloka Vrindavana, fa questo. Fa dimenticare ai devoti che Krishna è Dio, la persona suprema. E perché? Perché vivono in un sentimento di estasi e d'amore tale che se lo possono permettere. No? È come una persona ricchissima, non è che deve fare i conti per andare a fare la spesa. Di solito quando uno ha pochi soldi e deve uscire di casa, guarda bene quello che ha nel portafoglio, perché 10 euro per la benzina, 7 per il pane, 5 per il giornale, no?
Ne hai pochi, devi stare attento e guardare tutto. Se uno ha tanti soldi, mica sta a fare i conti, esce e va a spendere senza problemi. Così nel mondo materiale tutti sono così preda del risentimento nei confronti del Supremo che non devono stare attenti a tutto quello che fanno e a tutto quello che pensano, che sentono. Nel mondo spirituale sono così pieni di amore per Krishna che ci vuole addirittura la dimenticanza che Krishna è Dio per fare in modo che questi passatempi aumentino il piacere che Krishna dà ai devoti e i devoti dà a Krishna. Quindi, ascoltando questo lila di Krishna con Yashoda, possiamo comprendere come funziona Yoga Maya, questa energia interna che illude in modo trascendentale. Comprendendo come funziona Yoga Maya, comprendiamo anche come può funzionare Maya nel mondo materiale, che è un'espansione di Yoga Maya. Cosa fa Maya? Illude l'anima e le fa credere ciò che non è. E infatti uno è convinto di essere Tizio, Caio, Sempronio, è convinto di essere italiano, è convinto di ciò che non è. Questa, perché Maya è così potente? Perché è un'espansione della Maya originale che c'è nel mondo spirituale. Allora, ascoltando questi passatempi, noi cominciamo a immaginare almeno, per ipotesi, diciamo, incredibile. Se l'amore che c'è in questo mondo riesce a far girare così tante persone, conquistare così tante persone, e nel mondo spirituale c'è l'amore originale, ma come deve essere quell'amore? Deve essere una cosa stupenda. Quindi sviluppiamo il desiderio di raggiungere quello stato d'animo, anche se in questo momento non ce lo possiamo permettere. Ma cominciamo a pensare che sarà bello un giorno entrare in questa dimensione di sentimenti. E così per Maya. Se ci guardiamo intorno, Maya illude così tanto tutti in questo mondo, è così potente, allora Yoga Maya, che è l'illusione originale, spirituale, quanto deve essere potente, no? E in questo modo noi cominciamo a sviluppare, a trasformare i nostri sentimenti. Il Bhakti Yoga è questo. Noi cantiamo Hare Krishna al mattino. Perché? Perché per comprendere questi passatempi intimi, queste relazioni intime, non possiamo farlo se i nostri sensi sono ancora lì che richiedono la materia. Non possiamo farlo se i nostri sentimenti sono ancora lì che nutrono invidia, gelosia e collera. Come si fa a capire Krishna se la nostra visione è ancora oscurata da tutti questi anartha? Non è possibile. E allora il maestro spirituale ci dice: ok, ti presenta Krishna, no? Guarda com'è bello, guarda che meraviglia. Vuoi conoscere Krishna? Certo, è così affascinante. Se vuoi conoscere veramente Krishna, devi seguire la strada che è già stata tracciata. Perché con i sentimenti, con i risentimenti che hai nel cuore, non potrai mai comprendere Krishna. Quindi il nostro è un metodo molto semplice, ma nello stesso tempo efficace, perché senza accorgere, e questa è anche Yoga Maya, sono dei piccoli frammenti di Yoga Maya che ci fanno dimenticare che avevamo un sacco di relazioni, di impegni, di responsabilità, no? Con persone con le quali prima eravamo convinti di avere relazione, no?
E adesso siamo qui col japa in mano, i libri davanti, le divinità, anche questa è yoga maya. Yoga maya nel mondo materiale trasforma, no? Un materialista in un devoto e gli fa capire, e tutto questo in modo quasi impercettibile. Perché ti fa venire a contatto con dei devoti che ti offrono un po' di prasada o dei libri. Tu inizi a leggere, prendi un po' di prasada, ah, vieni a trovarci, Hare Krishna, fai un kirtan, ma che bello. Poi, ma facciamo anche l'esperienza, qualche giorno a contatto con i devoti. E cominci a sperimentare degli stati d'animo, dei piaceri che prima ti erano sconosciuti. E senza accorgertene, è in atto una trasformazione e il risentimento si trasforma in sentimento d'amore. Questa è Yoga Maya che agisce per il piacere di Krishna, per il piacere dei devoti e viene in soccorso dei devoti che sinceramente cercano di uscire da questo baratro dell'esistenza materiale. E se noi seguiamo le direttive del maestro spirituale, gradualmente cominciamo a uscire da questo labirinto di illusione che è Mahamaya e ci attacchiamo sempre di più, ogni giorno di più, al mondo spirituale e a questa Yoga Maya che è così affascinante. E questo è Krishna che ce lo permette. Perché ci stiamo sforzando di liberarci dal risentimento. E stiamo nutrendo il nostro sentimento nei suoi confronti. Allora Krishna gradualmente si lascia conquistare. Ma prima è impossibile. Tu cerchi di cantare dal primo Hare, arrivi all'ultimo Hare, ti sei già dimenticato che stavi cantando Hare Krishna. Un mantra solo. Dici, ma sto cantando Hare Krishna? No, stavo pensando a tutti i miei problemini che penso siano così importanti. Allora ci riprovi, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. E se noi facciamo come ha fatto Madre Yashoda, che si dà da fare per mettere tutto quello che ha a disposizione e ci sforziamo con assiduità, con entusiasmo, seguendo soprattutto la strada tracciata dagli Acharya, Krishna lì vede la nostra sincerità e toglie il velo di Mahamaya e ci fa gustare il nome nella sua forma completa. Quindi cosa facciamo? Abbiamo sempre lo stesso japa in mano, stesso nome, ma quando cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, riusciamo a cantarlo tutto intero e la nostra attenzione è totale. Un mantra dopo l'altro, e arriviamo a cantare in un modo totalmente diverso rispetto a quello di prima, ma da fuori sembriamo le stesse persone, sempre col japa in mano, no? Ma è cambiato perché Krishna ha visto la nostra sincerità nel canto. Altrimenti, come dice la Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samandita. Io non mi faccio vedere da chi non voglio che mi veda, perché non se lo merita, e utilizza la sua illusione per rimanere nascosto. Quando noi mettiamo alla prova la nostra sincerità con le nostre azioni, con la nostra determinazione, allora Krishna apre delle fessure, ci comincia a far vedere un po' di luce e poi, se ce lo meritiamo, apre la porta e ci fa entrare in questa dimensione di coscienza di Krishna. Quando entriamo veramente nella coscienza di Krishna, Yoga Maya ci accoglie. E non sentiamo più nessuna necessità di avere a che fare con l'illusione materiale.
Anzi, ce ne guardiamo bene da averci a che fare, ce ne stiamo alla larga. E Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam diventano la nostra vita. Quindi, da quando ti svegli al mattino, quando vai a letto alla sera, tutto quello che hai fatto è cosciente di Krishna. E come dice adesso stiamo studiando l'ottavo capitolo della Bhagavad Gita, Tasmat Sarveshu Kaleshu, Tasmat Sarveshu Kaleshu, Mam Anusmara Yudhyacha. Dice, in qualunque circostanza, Tasmat Sarveshu Kaleshu, Kala è il tempo, no? Sarva è tutto. Perciò, dice, alla luce degli insegnamenti che ho dato, Tasmat Sarveshu Kaleshu, Mam Anusmara Yudhyacha, ricordati sempre di me, Mam vuol dire di me, Anusmara Yudhyacha, ma combatti. Quindi, la Bhagavad Gita ci guida a sviluppare il ricordo di Krishna, ma ad agire in coscienza di Krishna. Mai arpita manobuddhir. E poi dice arpita vuol dire sottometti. Cosa? Manobuddhir. Mai arpita, sottometti a me, mai arpita, sottometti manobuddhir. La tua mente, la tua intelligenza. Mam evaisyasi asamsaya. Allora potrai raggiungermi senza dubbio. Perché non hai più dubbi. Mahamaya non ti confonde più. Perché Yogamaya ti ha attratto così a Krishna e sei conquistato dall'amore che Krishna ha per te. Noi, se ci liberiamo dal risentimento che abbiamo nei confronti di Krishna, sviluppiamo il giusto sentimento con la pratica del Bhakti Yoga, saremo conquistati dall'amore che Krishna ha per noi. E allora di conseguenza noi avremo amore per Krishna, perché capiremo quanto Krishna ci ama. Prima capiamo niente, capiamo solo che dobbiamo gratificarci i sensi, espremere questa energia materiale per il nostro piacere, il più in fretta possibile e il più possibile, perché ci rendiamo conto che il tempo a disposizione è poco. E questa società ti guida fin da bambino a capire, a impostare la tua vita così, che lavoro farai da grande, così potrai spremere di più l'energia del mondo materiale per gratificarti meglio i sensi. Questa è la società materialista. Invece la società Vaishnava è esattamente il contrario. Ti dice lo scopo della vita è Tasmat Sarveshu Kaleshu Mam Anusmara Yudhyacha. Mai arpita mano buddhir, mai vaishasi a samsaya. Questo diventa il tuo scopo nella vita. E per arrivare a questa certezza, liberarti da ogni dubbio, mai arpita mano buddhir. Devi sottomettere la tua mente e la tua intelligenza, quella che prima usavi per contemplare l'oggetto dei sensi. E quindi aspiravi a gioire del piacere dei sensi e per arrivare ad ottenere questo risultato usavi l'intelligenza, logicamente, no? Krishna dice no, adesso la devi usare in modo diverso, sia la mente che l'intelligenza. Riponila in me, riponile in me. E come si fa a riporre la mente e l'intelligenza in Krishna? Se noi non sappiamo neanche chi è Krishna, non sappiamo neanche che esiste, dobbiamo affidarci al maestro spirituale che conosce Krishna perché la conoscenza discende attraverso la parampara e ci spiega come impegnare gradualmente la nostra mente che prima era assorta nella Maya, nell'illusione,
al servizio di Krishna e come farci usare l'intelligenza che prima ci guidava verso l'illusione al servizio di Krishna. Ecco perché sembra facile, ma non è facile. Perché che ci vuole prendere un japa e tenerlo in mano? Non è che devi avere sei master, un japa, che ci vuole aprire lo Srimad Bhagavatam, no? Basta che sai leggere e scrivere e inizi il percorso. Ma perché è difficile? Perché la nostra mente e la nostra intelligenza, cosa se ne fanno di quel japa se stanno contemplando l'oggetto dei sensi? Diventa solo un disturbo, perché con le mani che tieni il japa vorresti toccare qualcos'altro. E se hai il japa in mano non lo puoi fare, quindi non vedi l'ora di appoggiarlo. Se invece la tua mente è assorta in Krishna e grazie al maestro spirituale capisci che il nome di Krishna non è diverso da Krishna, quando hai il japa in mano, stai toccando Krishna come Yashoda che stava toccando Krishna, non c'è differenza. E mancano sempre 5 centimetri però, perché tu canti e ogni grano dici, ma non riesci a conquistare veramente Krishna. Ma se ci diamo da fare giorno dopo giorno dopo giorno e impegniamo la mente e l'intelligenza al servizio di Krishna, poi Krishna si fa conquistare. E quando si fa conquistare non ce n'è più per nessuno, cioè l'illusione scompare, l'illusione materiale, perché è parte del è un'espansione dell'illusione spirituale. Noi veniamo avvolti da questo piacere trascendentale che è la coscienza di Krishna e ci danno un japa e gustiamo, ci danno un libro, il Bhagavatam, e ci immergiamo, ci danno del prasadam e sentiamo il gusto del prasadam e non vogliamo sentire nient'altro. Ci dicono offri il tuo servizio al maestro spirituale, se vuoi veramente capire chi è il maestro spirituale, devi servirlo. E qualunque cosa, da prendere una scopa e spazzare il pavimento, a fare l'artic per le divinità, a distribuire i libri per diffondere questa conoscenza, qualunque cosa, siccome è parte di questo servizio, diventa la tua estasi. La tua estasi. E allora da lì si capisce che la tua mano buddhi, la tua mente, la tua intelligenza, sei finalmente riuscito a spostarle dall'illusione alla coscienza di Krishna. E lo scopo del Bhakti Yoga è questo. Se noi siamo sinceri, lo capiamo prima e arriviamo prima a destinazione, che poi lì a quel punto ti accorgi che non devi arrivare da nessuna parte, perché è semplicemente una trasformazione della coscienza, una purificazione della coscienza, una trasformazione del tuo sentimento. E prima provavi risentimento per Krishna e adesso provi un sentimento d'amore. E quindi ti basta star seduto e far niente. Se il maestro spirituale ti dice fai niente, parla tutto il giorno di Krishna, stai facendo niente, ma in realtà stai parlando di Krishna. E sei totalmente soddisfatto. Questa è la differenza, che il materialista non è soddisfatto neanche con tutto l'oro del mondo, perché l'anima è felice solo se è in contatto con Krishna. Tutto il resto sono delle apparenti dosi di felicità illusoria che non potranno mai soddisfare l'anima realmente. E la prova qual è? La prova è che tutti corrono come dei matti e tutti vogliono raggiungere, arrivare primi e poi alla fine arriva e fa piazza pulita alla fine, tutti ultimi, resta niente, mucchi di polvere. E quindi no,
Non vale la pena sprecare il tempo nel mondo materiale. Se ci abbiamo perso 100.000 vite o 100 vite o 30 anni, basta, sufficiente. Adesso tutto il tempo che ci è rimasto dobbiamo impegnarlo al servizio di Krishna. Se facciamo così, Krishna poi ci ripaga, dandoci questo diverso livello di coscienza. È saltata la luce quindi vuol dire che dobbiamo interrompere. Jai Srila Prabhupada ki jai, Granta Rashrimad Bhagavatam ki jai.